Salve ragazzi e cari amici del web, sono ancora io Andrea Bruno e continua il nostro giro a Kuala Lumpur, la cosiddetta città mercato, una città mercato perché al suo interno trovate veramente di tutto, qui vendono qualsiasi cosa, chiaramente tutto è originale ma contraffatto e se girate nei loro mercatini rionali come sto facendo io adesso trovate tutto veramente a pochissimo. Il cambio è circa 4-1 moneta locale con euro, ovvero un euro corrisponde a 4 della moneta locale. Come potete vedere i prezzi, una maglietta costa 5, ovvero poco più di un euro, jeans costano sempre intorno a 5, ovvero poco più di un euro. Adesso mi inoltrerò all'interno dove ci sono, dove vendono un po' di tutto. Qui abbiamo chiaramente per i milanisti la maglietta del Milan, ma troviamo anche le magliette di altre squadre di calcio. Il nostro giro continua. Ecco, qui difficilmente in questi mercati rionali troverete stranieri, qui stranieri non ce ne sono, qui vendono calzature di qualsiasi tipo. Ciao. Il giro continua, qui abbiamo la ginseria, jeans, qui abbiamo i Levi's. Qui abbiamo jeans Levi's, continua il nostro giro, qui più avanti, qui abbiamo un vicolo, qui mangiano dappertutto, è veramente incredibile, questi non mangiano a casa, mangiano in strada, mangiano veramente dappertutto, qui abbiamo uno che ci sta, ciao, how are you? Very well, good job. Ok, you from? I'm from Italy. Italy? Yes, yes. Good, thank you. Ok, good. Good day. Ecco qua, mi sentono parlare italiano, qualcuno sorpreso mi ferma. Qui abbiamo per esempio una ginseria ben fornita, troviamo jeans di ogni tipo. Ecco, come potete vedere il prezzo è di 5 RM, ovvero 4 corrisponderebbe un euro, per cui siamo all'incirca 1,20 euro, 1,25 euro per un paio di jeans. Chiaramente questi sono i prezzi dei mercatini dove vanno loro, mercatini rionali. Nei negozi i prezzi sono molto più cari, equiparati con quelli che si trovano nei negozi un po' in giro anche in Europa, in tutto il mondo. Mentre invece se si vuole risparmiare, fare l'affare, bisogna andare a girare in questi postacci qua. Qui dentro, mischiarsi insieme a queste facce qua, cercare di andare lì dentro, cercare questa amalgama con la gente locale. Qui ecco, per la vostra moglie potete qui comprare un bellissimo souvenir, venite qua, ci sono questi copricapo di qualsiasi tipo. Io consiglio proprio alla vostra moglie, alla vostra fidanzatina, di fargli indossare un copricapo come questo. Ecco qua, il nostro giro continua, qui abbiamo dei foulard. Di foulard, qui abbiamo bancarelle di strada. Ok, quello che mi ero prefissato di mostrarvi con questo brevissimo clip ve l'ho fatto vedere e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.